Grazie al progetto Art Bonus verrà restaurato il sipario del Teatro Menotti, una tela di 160 metri quadrati che ritrae Annibale sconfitto sotto le mura di Spoleto. Grazie all'Art Bonus a Spoleto verrà restaurata una tela di 160 metri quadrati realizzata a metà 800. È andato a vedere Gabriele Salari. Il sipario, che misura 11,90 metri in altezza e 13,92 metri in larghezza, Annibale sconfitto sotto le mura di Spoleto. La tela di 160 metri quadri venne realizzata l'anno prima dell'Unità d'Italia, nel 1860, e aveva davvero bisogno di un restauro. Basti pensare a scuciture, deformazioni e cadute di pellicola pittorica causate dalla continua movimentazione del sipario. Verrà restaurato ora grazie all'Art Bonus, 200.000 euro il costo dell'intervento, 130.000 dei quali erogati da un'azienda spoletina del commercio online. Siamo venuti a conoscenza in maniera casuale della possibilità di seguire questo progetto attraverso l'Art Bonus. E lo abbiamo analizzato e abbastanza in fretta abbiamo deciso di aderirvi. Erano anni che pensavamo di fare qualcosa a beneficio della collettività, però non ce n'era mai stata l'occasione. Spoleto aspetta ora nuovi mecenati. Abbiamo inserito diversi interventi, da gli arazzi che abbiamo a Palazzo Collicola, ad altre anche piccole interventi che riguardano vari punti della città, oltre a strumenti musicali. Abbiamo un pianoforte della Steinway. Lanciando questi progetti, il nostro obiettivo è proprio questo, cioè di rendere tutto il nostro patrimonio artistico e culturale più fruibile, più accessibile sia agli spoletini ma anche ai turisti.